Partiamo. Vediamo cosa possiamo comprare qua di bello. Lanciarazzi. Questa qui, ok. Prontissimi. Più o meno. Area esecuzioni. Troppo sensibile. Così va bene. Shiva, mi raccomando, non sprecare i colpi. Ah, questa parte qua me la ricordo. Maledetti infami. E cosa hai saputo fare così? I owe you one. Ok. Ma no, questa qua, ma stiamo scherzando, perché? Allora, questa la mettiamo qua. Questa qua. E questo qua. Poi mi hanno visto, cazzo. Mi sa di sì. Shiva, ma tu che hai il cecchino, perché non fai un cazzo? Sì, grazie. Bravissima. Mi hai letto nel pensiero. Sì, ma devi mirare bene però, eh. Sì, ma Shiva li usi come il pane, cazzo. Dai, eh. Sai che me ne pentirò di aver dato quelle cose di Shiva. Porca miseria. Dai, venite, sì. Convinto che fosse un'erba verde quella lì, invece no. Ui la bastardo, chi è che mi lancia quelle cose lì? Shiva, non riesci a vedere che ci spara? Che cavolo è che non lo vedo nemmeno io? Ah, eccolo là, maledetto. Sì, vabbè. Con questa mano tremula. Ok, salta. No, ma di là è pieno di vasi, bisogna romperli. Andiamo, dai. Sembrava troppo facile. Da dove arrivano? Ok. Qui là. Grande, che culo. Brava. Quanti colpi hai? Un po' meno brava adesso, visto che non hai più niente praticamente. Non c'è niente, vero?
Non si apre, è bloccato dall'altro lato. Ah già, è vero. Ah, qua mi ricordo una cosa interessante. Vediamo. Era un po' camuffato, dai. Allora, esamina. Ok, get on the raft and I'll turn the crank. Ah, sì? Possiamo fidarci di Shiva. Ma vai, vai. Be careful on that thing. Sì. Sti cazzi. Detto coccodrillo. Via, 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 via. Da notare intanto che è un pulsante zebrato, primo. Secondo, deve essere davvero un meccanismo interessante per aprire un ponte così. Però va bene. Non facciamoci troppe domande, dai. Allora, per raggiungere quello là, si va di qua. Perfetto. Però non mica dei gioielli qua, no? Mi ricorderò male. Sopra neanche, no? Pareva, infatti. Forse ci arrivava anche col coltello, però va bene, dai. Triso. They help fund the BSAA. What the hell are they doing here? Una volta c'erano i serpentoni in giro per le cose qua, mi pare. Forse mi ricordo male. Dov'è? Vieni qua. Uovo bianco pieno. No. Beh, tieni, dai. Thanks. Bene. Ma brutta infame, ma c'era per me. Vabbè, chi entra, dai. No, il kit medico no, sei pericoloso con quello in mano, dai. Dammi. Se vuoi ti do i proiettili per la magnum. Ma che cazzo. Ok. Non mi ricordo, Valerio, sai. Non mi ricordo. Non ne ho la minima idea, veramente. È stato, credo, uno dei primi giochi per 360. Sì, sarà 2008-2009, credo. Sì. Plagas di tipo 3. Test su campo. È passata una settimana dal primo test su campo per le Plagas di tipo 3. Rispetto alle versioni precedenti, il tipo 3 è stato progettato per incrementare sensibilmente le doti fisiche dell'ospite. Tra le Plagas originarie si annoverava un organismo particolare, noto come Plagas di controllo, in grado di conferire all'ospite particolare doti fisiche. Ecco sì. Presenti in numero limitato, le Plagas di controllo causavano sempre nell'ospite evidentissime mutazioni fisiche,
per cui il loro utilizzo non risultava necessariamente pratico. Da un punto di vista commerciale, questa caratteristica era indesiderabile. L'idea era quella di creare super soldati senza alcun effetto collaterale, come da desiderio dei consumatori. Altri team si stanno attualmente dedicando allo sviluppo di un prodotto a uso commerciale analogo alle Plagues, ma, data l'affinità di queste ultime con l'organismo umano, sembra consigliabile continuare a sviluppare il progetto. Anche se altri metodi consentono di creare supersoldati più efficaci, essi non permettono il completo controllo dell'ospite e di conseguenza la loro efficacia sarebbe limitata. Il trapianto nell'organismo di una Plagas subordinata, il parassita standard di un gene estratto da una Plagas di controllo, ha portato alla creazione di un nuovo tipo di Plaga, noto come tipo 3. Si crede che, purché sia possibile perfezionarlo, il tipo 3 si affermerà quale nuovo standard sul mercato delle armi biologiche. Tuttavia, quel giorno è ancora lontano. Durante un recente test su campo sono stati rilevati diversi problemi. Il problema principale consiste in un tasso di attecchimento inadeguato che, pur essendo pari a circa il 92% nei maschi adulti e adolescenti, come nelle Plagues normali, scende a zero nelle donne e nei bambini. Considerati questi risultati deludenti, è ovvio che, allo stato attuale, il tipo 3 non costituisce un prodotto adeguato. In più, le mutazioni superficiali avvenute sono risultate invariabilmente fatali. Si crede che ciò sia dovuto all'influenza dinamica del gene estratto dalla Plagas di controllo. Tuttavia, il test ha portato anche a qualche risultato favorevole. Il nostro intento di favorire sostanziali potenziamenti fisici è stato parzialmente realizzato. Le capacità di salto degli ospiti è decisamente aumentata, infatti sembrano dei grilli. Un altro elemento da sottolineare è un fattore che non avevamo previsto, vale a dire l'aumento di dimensioni degli ospiti, alcuni dei quali hanno raggiunto un'altezza di quasi 3 metri. Il fenomeno potrebbe essere dovuto al gene della Plagas di controllo, ma si situa comunque entro parametri accettabili. Per quanto il test su campo non abbia conseguito tutti i risultati inizialmente sperati, non è stato un completo fallimento. Potrebbe essere possibile utilizzare le informazioni raccolte durante i test attuali per servirsene al fine di incrementare l'efficacia di quelli successivi. Ok. Comunque su computer è ancora molto bello da vedere, eh? Cioè qua è invecchiato bene come gioco. La differenza rispetto alle controparti PS3 e 360 a quel tempo era veramente abissale. Abissale, eh. Ui, serpentello, dove sei? Lo vuoi te? Dai, mangiatelo. Brava. Questo e questo. Ma onestamente, Valerio, non sono molto d'accordo, nel senso che è un'opinione comune che Resident Evil 5 e 6 siano più action, ma guarda che io che ho rigiocato al 4 qualche mese fa ti garantisco che quello è follia pura, cioè in alcuni momenti veramente hai di fronte 20, 30, 40 nemici, eh. Qua siamo lì, veramente sono sicuro, sicuro, cioè il 4, il 5 e il 6, adesso il 6 non me lo ricordo bene, ma il 4 e il 5 sono molto più action di Resident Evil 3 Remake, eh. Davvero, davvero, però sono tutti belli a modo loro, non ce ne sia uno che non mi sia piaciuto a me, dopo non so te, a me sono piaciuti tutti, tutti, tutti. Ma va a cagare, va. Che palle. Porca di quella puttana. Che palle. Sono belli, sono molto belli. Yeah.
sempre una paura questi, cavolo. Fanno un sacco di male. Ok, qua è chiuso, è vero. Io odio quando succedono queste cose, onestamente. Prossima volta scappo, cazzo. Bomba a mano. Dov'è il nemico? E non lo vedo. Sarà qua sopra. Ah, eccoti lì. Si sale lì, anche da zipline, ho capito. Brava. A te. Thanks, partner. E tu mi dai questo. I need ammo. Take this. I need ammo. Take this. Sgancia, sgancia. E a te posso dare. Dare in cambio niente, dai, va bene così. Anche io, Valerio, credo, sai, anche io credo proprio, anche io che farò così. Non è un buon periodo quest'anno per cambiare console, per me purtroppo, economicamente parlando. Ma dai. Embe. Take it. Okay. Ma quindi io non ho capito, ma Spider-Man Morales sarà anche su PS4? Alla, cioè, contemporaneamente a PS5? Oppure viene fuori un po' più tardi? Zanna avvelenata. Ah, ok, è un gioiello. Mi informerò. Vedremo, dai. Vedremo. You grab it. Roger. Anche Horizon. Sì, ho letto. Uno dei miei giochi preferiti, mamma mia. Appena cala sul computer, guarda, me lo riprendo. Me lo riprendo, credo. Deve calare tanto, però. Di qua dovrebbe essere l'altra zona, vero? Teorie. Non di qua, ma là. Sì, giusto.
Vai, Chris. Sbloccato. Allora forse è meglio scappare, se non perdiamo. Andiamoci un po' di spazio, va. Shiva, vieni, vieni, per carità. Cazzo. Genialata, ma Shiva, ma tu non hai più colpi, cazzo. Oh cazzo, oh cazzo, ho sbagliato arma. Ah, ma allora ce li hai i colpi, perché non sparavi, demente? Falla capire te. Mamma mia. Ce l'ho fatta. Fatica. Quanti colpi ho fatto fuori, cazzo. Porcaccia la miseria. Tantissimi. Vabbè, andiamo avanti, dai. Dove arrivano? Grandissima Shiva. Avanti. Take it. Roger. Josh? Shiva? You're alive. Are you okay? Well, how did you get here? We were at the port when we were attacked. And then, well, I ended up here. Where's the rest of the team? Shit! It's just the three of us now. Why did you not retreat? I mean, we are no match for them. I've got unfinished business. The hard drive containing data on the BOW experiment had a picture inside. The picture was of Chris's friend. A friend? I'm not leaving until I catch Irving and find out what the hell's going on here.
Cos'era? Let's save the chit chat for later. Mamma mia, sono ovunque. Sono ovunque. Oh cazzo. Ma no, Shiva, dove cazzo sei andata mentre sto facendo miseria? No, solo per sparare, bastardo. Mi tocca sparare a cosa dentro. Vabbè. Ma no, con tutte le cose belle che ci sono da prendere in giro. Non si può mica andare di là in qualche modo? Dico io, boh. Vediamo. Ma no, non c'è mica una scala, no? Vabbè, ok, dai, come non è. Beh, dammi le ultime cose. No, niente. Ma a quanto pare non si può andare su. Forse dopo, allora. Di qua neanche. No, vabbè. Arrivo, arrivo, stai buono, dai. Era tipo un medaglione qua una volta, no? Qua forse. Vabbè ragazzi, come non detto, dai, non mi ricordo un cazzo. Andiamo. Beh, per Shiva... Brava. Ah, ecco come si arrivava là, ho capito, sì. Should be an exit up ahead. Go! Come on, Roger! Shiva, piglia tutto, dai. Come on, Roger! Come on, Roger!
Non ti stanno. E allora... Perfetto. This is going to be a pain in the ass. But I will see what I can do. Oh merda. Quello è un problema, eh. No, cazzo. Shiva, dammi le mine. Cambia con... No, eh. Vabbè, ho capito, dai, niente. Qua ci mettiamo i lanciarazzi e via. Lanciarazzi! Dai, non ditemi che non gli hai fatto niente. Ah, ecco. Stavo finendo l'animazione. Ok, got it. Stai buono un secondo, dai, fammi prendere le ultime cose, dai. Sperando che mi stiano a fare l'altra, perché non è detto. Forse è meglio andare via, dai. Guardate che siano infiniti qua, sapete. No, non è vero. Sono finiti. Andiamo a raccattare gli ultimi oggetti, sperando che mi stiano, e poi andiamo. Vai! Ottimo. Bene. Direi che è stata una parte veramente proficua. Benissimo, benissimo. Like Irvin is trying to blow up the place and make his escape. You must stop him before it is too late. I'll try to find us a way out of here. All right. We'll go after Irving. Good. Okay. Now there's a dock up ahead. That is probably where he's going to make his break. Copy that. And Josh! Be careful. Ci prova. Perlomeno. Let's hurry. Okay. Possiamo anche andare... Ah, vuoi vedere che è quella zona là? Eh sì. Incredibile, ma vero. Allora, per te. I owe you one. Prego. E tu mi puoi dare... niente, ti do anche questo in realtà. Ok. Ricarichiamo il pompa. Fa niente. E poi basta, dai. Tieni tutte queste cose. Sì.
le mine quasi quasi, però va bene, per il momento lasciale lì. Qua siamo al porto, sì. Da che parte dobbiamo andare? Di qua o di là? È chiuso dall'interno. Allora, la barca di Irving è sicuramente quella là. E qui facciamo il percorso parallelo per il momento. Chiusa. Qua niente. E qua niente, è vero. Bene, andiamo dall'altra parte. Infatti Shiva non ci seguiva di qua. Sapeva già che dovevamo andare di qua lei. Allora, strana conformazione di queste scale. Mi chiedo quale sia l'utilità pratica. Ah beh, parcheggiare le barchette effettivamente. Ormeggiare. Per carità, non sia mai 3000. Ma che cazzo, poteva almeno coprirci però dalla distanza, spostare. Arriviamo, dai, stai buono. Lì c'era una cosa di cui non mi sono nemmeno accorto, vabbè. No! Quel progetto utile, ma che... Questo qua chi è che l'ha incatenato, cazzo? Dobbiamo scappare qua, dai. Via, 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 via. Shiva, vieni con me. E che cazzo. Ma chi le ha messe queste robe qua? Prima non c'erano. Dai, Josh, andiamo. Dai, 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 dai. Veloce, veloce, veloce. Non era questa la barca? We must go. Are you all right? 5 secondi.
Ok, capitolo 3.2. Perfetto, noi qui chiudiamo la puntata di Resident Evil 5 e facciamo una piccola pausa.